Il Senato italiano vota martedì un provvedimento che consente alle associazioni antiabortiste, anche chiamate pro vita, di operare nei consultori. La decisione ha suscitato polemiche e proteste contro il governo di destra di Giorgia Meloni. Per i critici è una decisione contro l'aborto e per giunta inserita in un decreto sul piano nazionale di ripresa e resilienza che si vota con la fiducia. L'aborto in Italia non è né libero né sicuro né gratuito, perché non, oltre al fatto che la legge è estremamente paternalistica, poiché appunto è la legge per la tutela sociale della maternità e che prevede l'aborto come un'eccezione che deve essere il più possibile ostacolata, diciamo, attraverso misure statali, cioè il primo articolo sostiene che non è una forma di contraccezione, quindi la distingue da tutti gli altri metodi di controllo delle nascite, quindi la 194 non è una legge che è fatta per l'autodeterminazione del proprio corpo rispetto all'aborto. Il testo sul PNRR con l'emendamento sull'aborto è già passato alla Camera il 16 aprile. Per gli attivisti proscelte è un tentativo di svuotare la libertà di interrompere una gravidanza. Il governo Meloni ha dichiarato di volere piuttosto applicare la legge 194. Gli articoli 1 e 3 già prevedono la presenza di volontari nei consultori per prevenire, se possibile, un aborto. Il rischio è che si ripeta però quanto accaduto sull'obiezione di coscienza. Introdotta nell'articolo 9 della 194 per tutelare i medici, viene esercitato ormai da quasi 2/3 dei ginecologi, rendendo l'aborto in Italia un'odissea per migliaia di donne.